Buonasera e benvenuti all'odierna puntata di Attualità Granata, il radiogiornale di Radio Granata con le ultime notizie dal mondo del Torino FC. È stata diffusa oggi la lista dei convocati di Mister Ventura per la partita di domani alle 12:30 contro la Fiorentina e saranno soltanto 19 i ragazzi a disposizione del Mister Genovese a causa della defezione di Ciro Immobile che non è riuscito a recuperare dagli ematomi alla coscia. Dunque saranno, come vi dicevamo, appunto 19 convocati: Berni, Gomis e Padelli tra i portieri, Bovo recuperato, Darmian, Glick, Maximovic, Moretti, Pasquale e Rodriguez tra i difensori, centrocampisti Vascia, Bellomo, Brighi, Farnerud, anche lui che è riuscito a recuperare in extremis, nonostante l'affaticamento muscolare al quadricipite, Gazzi e Taxidis, neo acquisto della formazione granata, ma già convocato per via della squalifica di Giuseppe Vives e potrebbe anche trovare spazio a partita in corso. Soltanto tra gli attaccanti invece Barreto, Cerci e Meggiorini, con il primo che sembra avere i favori del pronostico per partire a titolare, anche se è chiaro, la scelta rimarrà aperta fino all'ultimo secondo. Per quanto riguarda invece la squadra di Mister Montella, saranno 24 i giocatori convocati appunto per la sfida di domani. Nonostante qualche acciacco, sono stati convocati anche Neto, Pasqual e Rebic, con Pasqual che però probabilmente non riuscirà a scendere in campo e dovrà accomodarsi in panchina a causa anche lui di un affaticamento muscolare. Dunque, i 24 giocatori sono qui appunto Ambrosini, Aquilani, Borja Valero, Bakic, Comper, Cuadrado, Fernandez, Iacobenco, Ilicic, Joaquin, Lupatelli, Munua, Neto, Pasqual, Pizarro, Rebic, Rodriguez, Roncaglia, Rider Matos, Savic, Tomovic, Vargas, Vesino e Voschi. Una sfida importante in cui ci aspettiamo quantomeno una reazione dal punto di vista del gioco, nonostante le assenze. Dunque, forza Toro per la partita di domani. Qualche aggiornamento invece dal calciomercato riguarda soprattutto Rodrigo Aguirre, giovane attaccante uruguaiano, classe 1994, che sembra essere finito nell'interesse della società Granata, che lo segue già da tempo e potrebbe esserci, secondo il noto giornalista di calciomercato Alfredo Pedrulà, la possibilità che il Torino presenti un'offerta in questo mercato di gennaio. C'è anche il Sassuolo tra le concorrenti, ma in questo momento non ci sono conferme ufficiali da parte della società. Così come è stata lanciata da Mediaset Premium la indiscrezione che vedrebbe il Torino interessato al giovane attaccante del Bari, Christian Galano, ma anche qui non ci sono ulteriori conferme e dunque sembra esserci soltanto un sondaggio da parte del Torino, così come da parte del Parma, per la metà del giovane talento del Bari. Invece sembra essere più di un'indiscrezione quella che riguarda Lazar, il giovane esterno sinistro che attualmente è uno dei migliori giocatori della Serie B, attualmente in forza al Varese. E ci ha pensato il direttore sportivo Mauro Milanese a diciamo a calmare le acque, perché richiederà soltanto pagamenti in denaro se dovesse partire, trattandosi di un giocatore di una grande importanza per la squadra e di un rendimento davvero straripante in questa prima metà del campionato cadetto, e dunque sarà difficile per i biancorossi sostituirlo. Dunque sarà richiesta un ingente conguaglio cash per eventualmente portarselo a casa, un giocatore però di sicuro talento da tenere d'occhio eventualmente per un'offerta. Dunque, per questa sera da parte di Attualità Granata è tutto, vi rimando ovviamente alla partita di domani, Torino-Fiorentina, ma soprattutto al nostro appuntamento chiave domani, che ci vedrà con, addirittura pensate, con Jimmy Fontana ospite alle ore 18:30 su Sportalk. Dunque faremo una carrellata come sempre di commento, critica e opinione sulla partita appena disputata, dunque su Torino-Fiorentina, e poi ci addentreremo con Jimmy, che davvero ci onora della sua presenza domani, nei meandri del calciomercato. Dunque una puntata tutta da seguire e vi invitiamo a essere domani qui su Radio Granata alle ore 18:30. Non mancate. Ancora una volta da parte mia, Giacomo Corongi, un augurio di buona serata e di buona continuazione.